aggredito, picchiato e rapinato tra le 10 e le 11 di sera. È accaduto ieri a Como, in piazza Camerlata. Vittima dei due delinquenti, la polizia cerca infatti un uomo e una donna, e un italiano assalito brutalmente nel centro del quartiere di Camerlata. L'uomo stava passando a piedi dalla piazza, attorno alle 22.30, quando ha incontrato la coppia di aggressori, uno dei quali era di corporatura molto robusta. «Dammi una sigaretta», ha detto uno dei due malviventi. In quel momento la vittima del pestaggio non aveva con sé le sigarette e quindi ha risposto di non poter dare nulla. Al che in pochi istanti l'uomo si è improvvisamente trovato a terra, preso a calci, picchiato da entrambi i malviventi della coppia, pedati ai fianchi e su tutto il resto del corpo. Un'aggressione molto violenta. L'uomo porta i segni anche in faccia. I medici hanno dovuto ricucirgli l'interno del labbro con alcuni punti di sutura. Dopo il pestaggio e la rapina, i delinquenti hanno infatti rubato cellulare e portafogli, l'uomo è entrato in un bar della piazza e ha chiesto aiuto. Sono intervenuti gli agenti della Volante della Questura di Como, che hanno raccolto la testimonianza della vittima e ora stanno cercando la coppia di aggressori. Si tratterebbe di un uomo e di una donna, lei con qualche dente mancante, lui molto corpulento. Il comasco vittima dell'aggressione è stato portato all'ospedale, dove è stato dimesso con una prognosi di 8 giorni. Io ho detto: non ne ho di sigarette, infatti non ne avevo. E allora mi ha strappato, mi ha buttato in terra, mi ha